sarà visitabile sino al 31 di ottobre. In Confcommercio Milano, nella veranda Liberty di Palazzo Castiglioni, la mostra fotografica La storia continua, generazioni a confronto nelle imprese storiche, con le fotografie di Angelo Anzalone e Raul Iacometti. L'iniziativa è promossa dal Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, insieme ad AIF, Associazione Italiana Foto e Digital Imaging e Foto Festival. Il club è ancora al servizio delle imprese, naturalmente, con una mostra per valorizzare quelle che sono le imprese storiche sul territorio, per raccontare la storia, per dare uno spaccato delle imprese proprio a questa città, a questa società che naturalmente vive anche di questi ricordi, ma che soprattutto aiuta le imprese a crescere e a farsi conoscere anche a un pubblico più vasto. La mostra, la prima realizzata dal Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, vede protagoniste 15 imprese, alcune in attività da oltre 100 anni. Scatti che immortalano fianco a fianco imprenditori con decenni di esperienza e le nuove generazioni. L'aspetto che più mi ha colpito nel osservare quello che stavo fotografando era sicuramente il rapporto generazionale che c'era tra l'antico e il nuovo. Questa specie di movimento dialettico che c'è tra lo scambio di saperi. Le vecchie, diciamo vecchie generazioni, trasmettono questo entusiasmo, questa loro passione evidentemente, e le nuove generazioni lo accolgono. Questo legame è molto stretto, no? perché è una cosa che uno può supporre, ma la fotografia rivela. È stata un'esperienza incredibile. E poi in alcuni casi, come ad esempio una merceria, tre sorelle con la mamma che ancora funziona da direttrice totale hanno praticamente riesumato un po' vecchie fotografie anche che riguardavano il papà, e quindi ci siamo messi a parlare, mi hanno raccontato tutta la storia, quindi è proprio una cosa che entra nel cuore indipendentemente dal fattore fotografico. Poi la fotografia suggella tutto quello che alla fine c'è.